Amici, ci siamo quasi. Questo lunedì è una nuova puntata di The Late Digital Show e volevo anticiparvi i contenuti. Allora, le notizie, ovviamente quelle che mi hanno colpito di più e che secondo me possono essere più utili per voi. Un Come ti fregano, che contiene una serie di casi molto, come dire, spiegati di Agenzia delle Entrate, di INPS che inviano falsi messaggi e anche uno di un corriere per portarsi a casa ovviamente i vostri dati. Per i consigli per le aziende parlerò di digital transformation, quindi di come può essere utile, di cosa bisogna fare davvero in modo, come dire, veloce, semplice, ma dei suggerimenti secondo me utili. E poi di musica digitale, perché è un settore in evoluzione che vede grandi trasformazioni in questo momento. E ne parleremo insieme a Max Pezzali, che ci darà il suo punto di vista, essendo comunque uno che è nel settore veramente da tanti anni ed è un grande geek, abbiamo lavorato insieme tanti anni fa a Radio Capital. E poi un po' di dark web, un caso incredibile che vi racconterò lunedì, e l'arte digitale. Di arte digitale vi voglio parlare della confusione sui diritti che c'è intorno agli NFT, perché ancora non è molto chiaro. E poi ovviamente le vostre domande, che vi invito nel frattempo a preparare, poi farete nei commenti che appariranno come al solito nello studio. Lo studio ve lo faccio vedere in anteprima? Cosa dite? Ve lo faccio vedere? Faccio vedere il nuovo studio? Aspetta, dai, lo faccio vedere. Lo faccio vedere o lo faccio vedere? No, dai, lo faccio vedere. Allora, attenzione, vai. Oh, questo qua, vedete? Ho messo l'orario con scritto, no? Live, carino, veramente tanta roba, così si capisce proprio che è vivo, che c'è. Ci vediamo lunedì sera alle 21:21. Era alle 21:20 e mi hanno detto, facciamo 21:21, più facile ricordare, 21:21. Su tutti i canali, nel senso quelli digitali ovviamente, non sono quelli del digitale terrestre, ma quelli di internet, quindi tutti i social network, tutte le forme di sito dedicato al mio, quello del programma, e presto avremo anche delle app per i vari televisori, per le varie, come si dice, Apple TV, e Roku, eccetera, eccetera, affinché, per ovviamente Android e iOS, affinché sia ovunque. A lunedì, mi raccomando.